Se proprio dovessimo trovare qualcosa che lasciasse un retrogusto amaro al termine di Monster Hunter World, sarebbe sicuramente l'incompletezza una volta terminata la campagna principale. Relativamente parlando, World ha concesso qualcosa in meno rispetto ai suoi predecessori, in termini di contenuti posteriori all'endgame. Questo nonostante Capcom si sia notevolmente impegnata per tener vivo l'ultimo titolo della serie action JRPG. Tra eventi, collaborazioni celebri come quella con Final Fantasy XIV e l'introduzione dei mostri temprati e arcitemprati. Tuttavia manca sempre quel qualcosa che i fan della serie bramavano. Abbiamo finalmente la risposta, grazie a Monster Hunter World Iceborne, l'espansione che sarà rilasciata in tutto il mondo il 6 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Benvenuti nella videorecensione di Monster Hunter World Iceborne. A seguito del mistero svelato nelle lande di cristalli e alla sconfitta del primo Xenogiva, scoperto dai cacciatori del Nuovo Mondo, nuovi bizzarri fenomeni cominciano a verificarsi nell'ecosistema. Uno stormo di legiana, creature già di per sé maestose, migrano disperatamente in direzione nord-ovest del Nuovo Mondo. Le cinque flotte e l'istituto di ricerca decidono di indagare sullo strano avvenimento, anche a causa di un misterioso canto che sembra attrarre i legiani in questione. Fu così che viene scovato un nuovo piccolo continente, dominato da un clima artico e rigido. Il cacciatore sarà ancora una volta protagonista di mille cacce e una risorsa indispensabile per l'equipaggio che si è insediato nel nuovo mondo. Si parte quindi nuovamente per svelare nuovi misteri nel tentativo di ribilanciare un ecosistema alterato che ha provocato danni non solo nelle distese brinose, ma nel nuovo mondo stesso. Le distese brinose sono forse soltanto un breve preludio di ciò che Iceborne comprende davvero. Non si tratta di un episodio, non si tratta di una mappa con dei mostri mai visti, bensì della riscoperta della vera essenza del Monster Hunter. Il famigerato Grado G, noto in questo nuovo titolo come Grado Maestro, fa il suo ritorno e con lui la sua difficoltà. I cacciatori potranno finalmente mettersi realmente alla prova e lottare con le unghie e con i denti per riuscire a spuntarla. In single e in multiplayer contro nuovi e vecchi mostri. Se da un lato l'avventura si prolunga nelle distese brinose, con l'arrivo dei nuovi mostri come il Bambaro, il Beotodus e il nuovo drago anziano di ghiaccio Velkana, dall'altro le scorribande nel nuovo mondo sono distanti da giungere al termine. Come nelle edizioni definitive dei precedenti Monster Hunter, anche qui giungono le sottospecie, ossia varianti dei mostri già apparsi che differenziano per abilità, affinità elementali e persino habitat. Inoltre, assisterete a diversi celebri ritorni di alcuni mostri popolari della serie e qualche inaspettato debutto da mostri introdotti nello spin-off Monster Hunter Generations. Tirando le somme, Capcom ha tenuto il meglio all'ultimo e tocca a voi scoprire le numerose sorprese che Iceborne riserva per voi. A far da contorno alle suddette sorprese, Capcom introduce diverse novità anche a livello di gameplay e battle system. Inedite nell'universo Monster Hunter, assistiamo al debutto del Rampino Artiglio, un'arma a doppio taglio molto versatile ed utilizzabile in qualsiasi istante. Con questo rampino, il cacciatore può fiondarsi in groppa ad un mostro e avrà a disposizione due opzioni: sfruttare l'opportunità di una combo in groppa, che varia a seconda dell'arma, o cercare di dirottare il mostro verso una parete o altri tipi di ostacoli allo scopo di farlo vacillare. Il Rampino Artiglio permette anche di inseguire senza tregua un mostro che tenta di fuggire, sebbene vi sia a rischio di venire disarcionati, comportando una perdita sia di salute che di stamina. Vengono anche ampliati il numero di combo eseguibili con alcune armi, ma anche i gadget del Feline, in cui il level cap è stato aumentato. Ancora una volta, i Feline saranno dei compagni indispensabili, grazie ai loro nuovi strumenti. Una simpatica innovazione è il kit d'osservazione, strumento che permette di scattare delle istantanee durante le sessioni di caccia, utile anche per concludere alcuni incarichi facoltativi. Nell'oltreterra verrà anche stabilito un nuovo insediamento dei cacciatori, Seliana, un nuovo villaggio che adempie da succursale di Astera, comprendente anche delle terme e nuovi NPC che arricchiscono il cast. Monster Hunter World Iceborne non è un'espansione, bensì la risposta di Capcom ai fan della serie, ma anche ai neofiti, che bramavano ancora di più da un titolo che già dalla sua uscita segnò un successo non indifferente per una saga che non vantava di una indiscussa notorietà.
grazie al grado maestro e alle novità introdotte, si può benissimo concludere affermando che le battute di caccia non sono per niente terminate, e per un titolo come Monster Hunter, che vanta di una discreta godibilità in termini di intrattenimento post-game, Iceborne è semplicemente la ciliegina sulla torta che mancava. A buoni intenditori, poche parole.